Bene, eccoci qui ritornati. Sto cambiando il freno, il filo del freno davanti che era vecchissimo. Guardate come l'ho ridotto. Ho anche ingrasciato la scelta della leva così scorre bene. Ho comprato le mollette, quindi ora andremo a montare, poi farò la spugna, metterò la spugna nel filtro e poi si potrà provare a carburarlo. Prima di affidarsi ai propri ricordi, guardiamo sempre sul librettino che ci fornisce Malosci in questo caso per sapere quando attaccheranno, quanti giri attaccheranno le nostre mollettine. In questo caso le gialle attaccano a 4.000, le nere a 5.000 e le rosse a 6.000 circa. Quindi il loro funzionamento è contrario rispetto ad esempio a quelle da scooter, dove le bianche sono sempre le più morbide, le nere le più dure, le gialle sono intermedie, quindi qui è tutto al contrario, vabbè. Quindi meno male che ho controllato perché avrei fatto sicuramente una cosa sbagliata. Adesso valuterò se montare le gialle o le nere. Ok, freno anteriore a posto. Adesso vado a cambiare la curva, metto questa qui del 12-10 che è un pochino più corta, quindi così non devo andare a cambiare il comando del gas, sono a posto. Davvero povero edition. Ok, risolto. Sto tenendo il minimo perfettamente. Ok, ho montato le mollette nere, adesso le mettiamo su e vediamo come vanno. Ho ritagliato la spugnetta per il filtro Malossi, adesso andiamo a montarla e dentro sulla pressione, pulisco anche un pochino qua dentro e poi vado a mettere un getto di 5 punti più piccolo e poi vediamo come si comporta. Ok, perfetto. Adesso andiamo a cambiare il getto. Ok, filtro montato. Ho montato un 65 di massimo, l'ho già provato e ho fatto i 63,3 di GPS, ma c'è la cinghia che è slitta, quindi ora andrò a smontarla, anzi andrò ad allentare il blocco, andrò a tirarla leggermente, è normale perché la cinghia è nuova, quindi dopo il primo utilizzo, anche se è stata tirata correttamente inizialmente, può allentarsi leggermente, quindi ora andremo a ripetere la procedura svitando i tre prigionieri del blocco motore e poi andremo a ritirarla correttamente. Ok, ho svitato leggermente questi tre dadi, adesso con il pollice vado a spingere, adesso qui l'ho già avvitato, comunque si va a spingere in modo da portarla avanti fino a quando non sentiamo che la cinghia tende bene, ovviamente non deve essere rigida perché un minimo di zoccolo deve avere, però neanche fare molta pancia. Voi spingete fin quando riuscite, poi andate a fermarlo, stringendo prima questa e poi ovviamente quando avete trovato la posizione giusta le altre due. Ok. Siamo, non esita più, perfetto.
velocità sempre 63,4, quindi ho guadagnato 0,5 km orari tipo. Allora, 63,8. Bene, quindi la velocità è questa qui probabilmente. Per adesso è tutto, un saluto, alla prossima.